Un'altra bella manifestazione per Pisogne. Per Pisogne, ma per tutto il territorio del Sebino, perché Pisogne è oggi l'artefice della promozione dei prodotti dell'enogastronomia locale, non solo di Pisogne, ma dell'intero Sebino e della Valle Camonica. Quindi una piazza che si presta a promuovere il territorio, un lungolago stupendo, quindi un ambiente fantastico. Pisogne è protagonista non solo dell'arte, ma anche dell'aspetto culinario e quindi dell'enogastronomia. Tutto ciò che promuove il territorio, Pisogne riesce ad ospitarlo e farsi promotore. L'abbiamo trovata ancora spalla a spalla con i volontari. La Proloco è un braccio operativo del comune, dell'amministrazione comunale. I tanti volontari bisogna ringraziarli perché dedicano del tempo, dedicano con passione un lavoro che mai potrà trovare un ringraziamento migliore, perché veramente sono degli operatori fantastici, e quindi un ringraziamento all'amministrazione comunale non è solo doveroso, ma è un ringraziamento sentito. Sta andando molto bene ormai, stasera lo conferma, Lungo la Golosa è un'iniziativa che, oltre ad essere diventata un punto di riferimento tra gli eventi enogastronomici del Sebino, ha una costante in termini di partecipanti. Le notizie meteo avverse non hanno preoccupato i partecipanti, abbiamo, crediamo, raggiunto il livello dell'anno scorso, se non superato, quindi a conferma del trend in crescita e quindi un modo per premiare gli sforzi che sono stati fatti. Ci tengo infatti a precisare che ci sono dei volontari che sono operativi da stamattina alle 6:30 e resteranno full time operativi fino alle 3 questa notte, giusto per dare l'idea dell'impegno che richiede un'iniziativa di questo tipo. Per noi quindi è una soddisfazione raggiungere questi numeri e uno stimolo a continuare in questo modo. Un ringraziamento, questo ci tengo a specificarlo sempre, va ai ristoranti, il merito è loro. Noi ci mettiamo il motore, ma loro ci mettono tutto il resto, nel senso che il contributo in termini di tempo, di risorse di denaro e di risorse in termini di persone lo mettono loro. Questa iniziativa non si potrebbe realizzare senza i ristoranti di Pisogne. Anche quest'anno siamo riusciti ad avere ristoranti solo ed esclusivamente di Pisogne, che partecipano gratuitamente, a testimonianza quindi di quanto anche loro credono nella valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. Ecco, dietro c'è un grande lavoro da parte dei ristoratori, ma anche dai numerosi volontari. Eh sì, i nostri volontari sono la nostra forza, ci permettono di preparare questi eventi che sono piuttosto impegnativi e ci supportano costantemente, perché il lavoro che si fa dietro una manifestazione come questa è parecchio. C'è un grosso lavoro di preparazione e poi c'è un grosso lavoro durante la manifestazione e dopo. Noi ci fermiamo fino a notte fonda per lasciare tutto pulito e questo grazie veramente, veramente un grande grazie a chi ci aiuta in questo senso.